piazze per ricordare Gabris Ferrari, artista rodigino fuori dal comune, pittore, scenografo, costumista, regista e per un tratto appassionato amministratore della sua città. È l'omaggio che gli organizzatori di Traville e Giardini, rassegna estiva di musica, danza e teatro, hanno voluto fare, d'intesa con i vertici di Palazzo Nodari, al grande uomo, maestro di scena e di vita, a pochi mesi dalla scomparsa. A coordinare i tanti momenti di una giornata di festa, dove racconti, esperienze ed emozioni hanno saputo parlare al cuore, Claudio Ronda, direttore artistico della rassegna. Traville e Giardini oggi arriva a Rovigo. È una giornata speciale, una giornata tutta dedicata a Gabris Ferrari, grande maestro, un grande artista a 360 gradi che a questa città ha dedicato molto. Noi abbiamo pensato di dedicargli questa giornata soprattutto mettendo in evidenza il lavoro di Gabris col teatro, una sua grandissima passione, il suo lavoro, ma soprattutto una grande scuola di vita. Perché Gabris era non soltanto un regista, uno scenografo, un pittore, ma era sicuramente un artista e con questa giornata abbiamo pensato di dedicargli una festa. Una festa che si articola in tre momenti, un momento nella pescheria, un luogo importante che lui ha voluto fortemente per questa città, perché voleva una galleria, un luogo espositivo che potesse essere all'altezza delle altre città italiane, che potesse esporre degli artisti interessanti. Quindi quando è stato assessore ha voluto questo luogo fortemente, un luogo che potesse avere un'identità forte e interessante. Questo luogo noi abbiamo raccolto alcuni dei suoi lavori, che non sono solo lavori legati al teatro, ma abbiamo soprattutto voluto mettere in evidenza Gabris come grafico, perché anche per il teatro lui è stato un importante disegnatore di manifesti, di libretti di sala, di immagini che hanno arricchito questo percorso. Assieme ai manifesti abbiamo raccolto uno spezzone filmico di tutte le sue opere, di alcune delle sue opere liriche, le più importanti, e alcune opere teatrali, alcuni costumi, alcuni elementi scenici. Questa stanza l'abbiamo chiamata Il mondo alla roversa, perché era un po' questa l'idea che aveva del teatro, ma aveva anche questa idea che aveva della vita proprio. Poi la festa finale è qua, i Giardini Due Torri, perché sono i luoghi emblematici, sono molti altri anche luoghi importanti nella città che Gabris ha voluto, che ha sostenuto e che ha creato, però nei Giardini Due Torri ha messo in scena molti dei suoi spettacoli, ha ideato un festival importante che era appunto il Teatro Il Castello e qua abbiamo voluto questa sera raccogliere molti degli artisti che hanno fatto un pezzo di strada con lui. Molti sono arrivati per affetto, per stima, per simpatia. Molti purtroppo non sono qua fisicamente, ma sono qua col pensiero perché impegnati in altre situazioni. E qui questa sera dedicheremo una grande festa che abbiamo voluto appunto chiamare Il Mondo della Luna, per dare così vita a questa magia che lui riusciva sempre a creare. Davanti a quel teatro sociale che il suo genio seppe portare oltre i confini nazionali, la macchina del vento si alimenta di testimonianze. Un salotto a cielo aperto in una calda domenica di agosto, dove una poltrona vuota alla vista lascia in realtà percepire la presenza quasi fisica dello straordinario protagonista. A dare voce ai diversi volti di Gabris Ferrari, amici, colleghi, compagni d'arte e di avventura. Ad infrangere il silenzio, Giovanni Ferri, oggi regista, suo allievo nella Ventosa Urbino, in un laboratorio di pensiero fatto di lezioni liquide, di propensioni all'ascolto, di confronti con un Gabris Ferrari dolce e battagliero, non docente ma vero maestro, a metà tra il paterno e l'eterno. Gabris era straordinario perché appunto era rispettoso, cioè rispettoso di chi aveva davanti, ed essendo comunque studenti molto giovani questa dimensione era per noi assolutamente straordinaria. Poi comunque confrontarsi con un autore di teatro, con un regista, con uno scenografo, con un artista veramente a 360 gradi, in qualche modo in un rapporto quasi dialettico, paritario, ed era una cosa molto, molto forte, molto che ci dava poi forza a noi. E io dicevo prima questo laboratorio di pensiero perché davvero il teatro, come ce l'ha fatto intendere Gabris, era un mondo
che si riempiva di tutto. Cioè il teatro non è un'arte pura come la pittura, la scultura, ma proprio per questo lui ci diceva una sorta di baule dove mettiamo dentro tutto, e questa sorta di appunto segni diversi che sono dalla musica, la letteratura, la scultura, servivano appunto perché ha un teatro vivo. Io penso che Gabri ci ha insegnato questo, cioè appunto a usare davvero i segni, i segnali di anche di altre arti per creare poi uno spazio nostro che è quello del teatro. Amore, disciplina, impegno, costanza ed umiltà. E il forestiero seppe creare nell'Arcigna Urbino un teatro dalle ceneri di un luogo di sofferenza. Così Giorgio Donini, suo allievo, oggi attore e a sua volta insegnante. Beh, un signore veramente di alto spessore, un uomo veramente, diciamo che se mi posso permettere di dire che era, possiamo dire che è un artista a tutto tondo, cioè lui dove metteva le mani sapeva fare le cose, quindi questi artisti monotematici che adesso possono essere dichiarati artisti contemporanei, Gabris era di tutt'altra pasta, insomma, era un uomo che aveva appunto una conoscenza impressionante e questa conoscenza appunto non aveva quella spocchia. E questa storia di fare il teatro in un posto di sofferenza è stato uno dei motivi che l'ha ispirato di più, perché comunque lui aveva sempre bisogno di un senso per fare le cose e questo ce l'ha insegnato. Quindi io adesso mi ritrovo con un patrimonio, facendo anche l'insegnante, che mi è servito per il mio lavoro, per la mia vita, per la mia famiglia. Quindi è un signore che ha tenuto conto dei giovani, lo ridico, lo ribadisco, se gli adulti non si interessano ai giovani facendo delle azioni come ha fatto Gabris, cioè dandogli, ci ha dato delle indicazioni, ci ha segnato un percorso e noi ci dovevamo mettere sopra i piedi e camminare, e questo l'abbiamo fatto, ognuno a nostro modo, ognuno con le proprie stranezze, siamo riusciti a fare quello che noi desideravamo, e quello che era poi negli intenti di Gabris era proprio quello di non tradire i nostri desideri. E soprattutto ha stimolato, qualora ci fosse un talento, questa attività, questo teatro, che comunque è sempre stato il sale che ha ispirato tutti noi, anche quelli che stasera hanno parlato, insomma. Però ribadisco, in quel luogo di dolore c'è un teatro, e quando nasce un teatro la gente migliora. Un uomo del Rinascimento, votato alla poesia e alla musica, un profondo senso civico il suo, unito ad una passione quasi viscerale per un teatro al quale lo legheranno tre storie e tre personaggi. A raccontarli Sergio Garbato, giornalista e scrittore. A parlare di Gabris Ferrari e del teatro si può giocare su tre personaggi che sono stati fondamentali nella formazione artistica e culturale di Gabris, che sono Faust, Don Giovanni e Orfeo. E li ho detti nell'ordine opposto a quello con cui si sono presentati nella fantasia e nella realizzazione che è nato Gabris, perché Orfeo forse è un pochino più degli altri la sua storia. E la sua storia perché? Perché Orfeo che va nel regno dei morti per portarsi via l'amore della sua vita. Ecco, Gabris non è andato nel regno dei morti per portarsi via l'amore della sua vita, ma è andato a cercare laddove nessuno cercava il senso del teatro, la forma stessa del teatro, e attraverso questa resurrezione di un personaggio che però è destinato, proprio perché Orfeo si gira indietro, a sparire, è la storia di Gabris. Specchio delle gioiose visioni del Signore della Notte, silenziosa compagna di tanti suoi momenti creativi, Il Mondo della Luna, singolare spettacolo allestito nella splendida scenografia naturale dei Giardini delle Due Torri, dove attori, musicisti e ballerini hanno intrecciato per una sera le loro anime per salutare ancora una volta un amico speciale.